Grazie Presidente. Sì, l'interrogazione che ho presentato si riferisce a una problematica che è in atto da tempo nel territorio comunale di Orbassano. E semplicemente c'è stata la possibilità e la richiesta di istituire su quel territorio un circuito turistico che da prove abbastanza inconfutabili man mano si è trasformato in quello che è invece un circuito competitivo. Prove inconfutabili che derivano sia dalle dichiarazioni di chi ne fruisce, sia dal sito ufficiale della Federazione Sport Motoristici, e chiaramente il dubbio e la problematica nasce dal fatto che non è stata, pare, ancora né richiesta né data possibilità di ottenere la valutazione di impatto ambientale, comportando comunque nei mesi grosse problematiche per i residenti della zona da un punto di vista diciamo, dell'inquinamento sonoro, dell'inquinamento anche ambientale, ma soprattutto per il fatto che appunto da punto di vista formale non sono state rispettate determinate regole che derivano da legge regionale, legge 32, che è quella che dà la modalità per cui i comuni individuano i percorsi turistici, e invece la legge 40, che è quella che richiede la valutazione VIA. Per cui chiediamo all'assessore, all'assessorato competente, visto che non risulta nella richiesta, nel conferimento, il conferimento della VIA, che tipo di provvedimenti possa abbia intenzione di assumere, perché il tutto rientri invece in quelle che sono regole dettate direttamente dall'ente regione. Grazie. Questa è una questione all'attenzione di questo assessorato già da diverso tempo. Cominciando, leggerò una nota che ripercorre proprio tutte le tappe. Dunque, cominciando da una prima nota inviata dall'amministrazione comunale di Orbassano alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, con la quale sono state trasmesse le documentazioni relative all'individuazione dell'area in strada Ravetto, località Tetti Valfre, destinata ad attività motoristiche fuoristrada ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 32, al fine del suo inserimento nello specifico catasto regionale in ottemperanza ai succitati obblighi di segnalazione. Al proposito si precisa che, ancora in assenza di segnalazioni, la Direzione Ambiente della Regione Piemonte aveva illustrato al Comune di Orbassano l'allora quadro normativo e, a fronte della documentazione trasmessa, la Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha eccepito in due momenti una serie di problematiche meritevoli di opportuni chiarimenti, di seguito sinteticamente elencati. La prima, la necessità della trasmissione alla Regione del regolamento comunale di disciplina del percorso area da adottare in coerenza con le finalità di tutela della legge 32. Seconda, in considerazione del parere generale formulato con nota del 17 maggio 2011 dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, relativo alla destinazione urbanistica delle aree destinate ad attività fuoristradistica e alle eventuali necessità di variante al piano regolatore vigente, la necessità di verificare da parte dell'amministrazione di Orbassano la conformità con gli strumenti urbanistici dell'area individuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 32, in quanto la stessa, secondo il succitato parere generale, doveva essere inserita nelle norme di attuazione nella cartografia del piano regolatore vigente, quali aree destinate ad attività fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi, mediante un'apposita procedura di variante. La terza, la necessità di verificare se l'attività posta in essere, considerata l'esistenza di una partenza e di un arrivo del circuito, di una pista mini e di box per piloti come risulta dalla planimetria pervenuta, non ricadesse nei disposti della legge regionale 40 sulle valutazioni di impatto ambientale di competenza provinciale, così non c'è da sottolineare. Legge che appunto prevede la sottoposizione di tali progetti, qualora si trattasse di piste competitive, alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale, lo ripeto perché è fondamentale, di competenza provinciale.
Si precisa quindi che tali comunicazioni sono state sempre trasmesse per conoscenza sia agli uffici regionali eventualmente interessati, sia agli uffici della provincia interessati per loro competenze specifiche in materia di via e urbanistica, nonché al Corpo Forestale dello Stato. Il Comune di Orbassano dava riscontro alla nota regionale con lettera del 16 giugno 2011, rispondendo anche alla provincia di Torino, la quale con più note aveva sollecitato la stessa amministrazione comunale a chiarire aspetti analoghi a quelli sollevati dalla Regione. E comunicando in sintesi che da parte degli uffici comunali competenti erano state disposte tutte le verifiche in merito all'eventuale assoggettabilità dell'area disposta dalla legge regionale 40 e che il sito non era caratterizzato attualmente da attività competitive, che il soggetto gestore ASD Orbassano Raging o Racing aveva comunicato di aver affidato un incarico tecnico per gli adempimenti della legge regionale 40, che malgrado l'area ricada nel vigente piano regolatore in area destinata ad attività produttiva agricola, le stesse norme tecniche di attuazione del piano vigenti localmente considerano urbanisticamente compatibili le attività sportive che non comportano la realizzazione di nuove volumetrie e che la regolamentazione del sito non spettava al comune in quanto di proprietà privata. Nel prendere atto di tali controdeduzioni, la Direzione Ambiente ha però sottolineato che la legge regionale 32, al comma 3, secondo periodo dell'articolo 11, prevede che i comuni disciplinino l'utilizzo degli stessi con proprio regolamento, in coerenza con le finalità di tutela della legge stessa, e ne diano comunicazione alla Regione. Data la matrice pubblicistica di tale norma di tutela ambientale, questi disposti sono applicabili anche nel caso in cui la proprietà dei terreni su cui insistono i percorsi o le aree fuoristrada sia privata. Pertanto l'amministrazione comunale di Orbassano è stata invitata a recepire con proprio provvedimento le norme regolamentari proposte dal soggetto privato proprietario o gestore, verificando che le stesse siano conformi ai principi di tutela ambientale ed eventualmente integrandole sotto altri profili in accordo con lo stesso soggetto privato proprietario e o gestore. Tale adempimento è stato espletato e il Comune in oggetto ha trasmesso il 16 agosto 2011 il regolamento adottato di concerto con il privato gestore, specificando che il percorso individuato in strada Ravetto è destinato alla pratica non competitiva per strada. In ultimo, nel precisare che, come già evidenziato, l'individuazione del percorso in oggetto è stata seguita con attenzione dalla Direzione Ambiente in considerazione anche dei molteplici esposti e delle comunicazioni pervenute da un gruppo di cittadini residenti nei pressi del sito, si segnala che ancora con nota del 29 settembre 2011, pervenuta per conoscenza, la provincia di Torino, cui spetta la competenza in materia di applicabilità a tale fattispecie della legge regionale 40 in materia di via, ha riproposto, di concerto con gli uffici regionali, la problematica della verifica eventuale dell'uso competitivo di tale sito, rammentando la normativa vigente e il concetto di uso competitivo, così come chiarito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale, recante normativa regionale ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati del 29 marzo 2010. In riscontro a tale nota provinciale, il Comune di Orbassano, con nota del 3 ottobre 2011, ha ribadito di aver intimato al gestore del percorso di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia manifestazione competitiva sull'area in difformità ai disposti della legge 32 e del regolamento comunale adottato, segnalando altresì che il locale comando di polizia locale non ha rilevato sin d'ora comportamenti riconducibili all'attività agonistica e competitiva. Il Comune, nel ribadire il perdurare dell'attività di controllo, ha inoltre affermato che il gestore sta procedendo all'effettuazione di rilievi fonometrici. Si è preso atto, inoltre, che recentemente il percorso è stato iscritto sul sito della Federazione Motociclistica Italiana come crossodromo. Al proposito, in linea generale, si ritiene che l'assoggettabilità ai disposti della legge 40 e alle conseguenti procedure di via provinciale sia connessa all'esercizio effettivo di attività competitive in via continuativa. Non di meno, la classificazione motoristica del sito riveste in ogni caso un'evidente importanza nella prospettiva della futura destinazione di tale percorso. Come su descritto dalla documentazione in possesso della direzione scrivente, si evince che a tutt'oggi il percorso in parola sia classificato come non competitivo ai sensi dell'articolo 11 della legge 32. La citata omologazione federale quale corsodromo parrebbe quindi in contrasto con le procedure comunali di individuazione effettuate, non risultando inoltre alla direzione regionale ambiente che siano state svolte le procedure della legge regionale 40 in materia di via di competenza provinciale. La verifica della compatibilità delle procedure adottate con la citata omologazione federale, nonché delle reali attività in svolgimento sull'area, onde valutare se integrano o meno il concetto di competizione, spetta quindi alle amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio.